Benvenuti all'interno di un'altra puntata di JavaScript in pillole, una breve serie in cui vi do a spiegare alcune delle best practice o comunque metodi o procedimenti o processi che possono davvero aiutarci a lavorare meglio con i nostri amici framework, soprattutto nel caso di React. Oggi parleremo di come possiamo iterare gli oggetti e perché questo può essere davvero molto importante. E come questo ci può davvero aiutare. Come vedete, ho una super interfaccia sulla destra che poi andremo ad utilizzare per fare un esempio pratico di questo concetto. Al momento abbiamo solo e unicamente un oggetto molto molto semplice con delle stringhe, dei valori vuoti e semplicemente dei frutti a caso. La prima cosa che andremo a vedere sarà il for in. Il for in è un for loop che ci permette di iterare quelli che sono degli oggetti con proprietà enumerabili, tradotto in italiano degli oggetti. So che ho detto tante volte oggetti, ma ricordatevi che in JavaScript tutto è un oggetto, anche un array alla fine è un oggetto. Il for in si dichiara con for const oppure let, dipende dalla vostra preferenza, ok, in obj, in questo caso quindi il vostro oggetto, seguito poi dalle istruzioni che voi preferite. Generalmente io, e per buona prassi, dico che element è uguale a obj della chiave, e se adesso andassimo a console.loggare il nostro element, potremmo vedere tranquillamente nella nostra console tutti quelli che sono i nostri valori, compreso quello vuoto. Quindi se andassi a console.loggare al posto dell'elemento direttamente la chiave, capirei che effettivamente quello che il nostro for in loop ci ritorna sono le chiavi del nostro oggetto. Quindi qualora volessimo andare a modificare il nostro array, qualora non rispettasse alcune condizioni, ecco che questo è un metodo che ci permette di agire con il nostro oggetto, interagire e andarlo a modificare. Quindi dire che if not element, allora in questo caso, quindi nel caso sia falsi oppure false, o non abbia comunque un valore che rispetta la nostra condizione, andiamo a dirgli di cancellare il nostro obj di okay, che ci restituisce la nostra chiave. Console.logghiamo il nostro obj ed ecco che otteniamo il nostro nuovo oggetto senza il nostro elemento falsi, ovvero melone. Quindi il for in ci permette di iterare quelli che sono dei veri e propri oggetti. Il secondo ciclo che andremo a vedere è il for off, che il for off, a differenza del for in, sposto solo questo console log, il for off ci permette di iterare tutti quelli che sono degli oggetti iterabili, da non confondere con quelli numerabili, perché quelli iterabili sono string, array e set, e si dichiara semplicemente praticamente come il for in, solo che avremo const iteratore of obj, e poi andiamo a console.loggare console.log del nostro iteratore. Commento questo oggetto qua così non abbiamo casino. Vado a stampare e ottengo un errore perché l'oggetto non è un elemento iterabile, ma è un oggetto enumerabile, quindi in questo momento non possiamo utilizzare. Allora, che cosa c'entra con l'iterazione degli oggetti e come può veramente aiutarci? Portandoci al successivo concetto, ovvero object.entries. Object.entries è un metodo che ci permette di ritornare quello che è un array. Questo qua lo vado a commentare momentaneamente, in modo che non vada a fare casino, che prende quello che è un oggetto e ritorna un array di array in cui abbiamo l'accoppiamento, in cui il primo valore del nostro array è la chiave e il secondo è il valore. Quindi andando a console.loggare otterremo questo array di array contenente mela e la nostra e la chiave e il valore associato a quella chiave. E questo cosa vuol dire? Che se andassimo a inserirlo all'interno del nostro ciclo for off, andando ad avere al posto di
obj.object.entries di obj. Questo che cosa vorrà dire? Che in questo momento itererò e ogni iteratore corrisponderà a uno di questi array. E andando a decostruire quello che è questo array, possiamo dire che il primo valore è sicuramente la chiave e il secondo è il valore. Quindi se adesso andassi a console.logare il mio valore, ecco che ottengo, forse è meglio che cancelli, che commenti questa roba qua momentaneamente, così non ho un casino incredibile, ottengo quelli che sono i miei valori. Al momento non ottengo meno, non è perché qui sto andando a modificare il mio oggetto. E questo come può essere molto utile? Beh, perché noi all'interno di React sicuramente abbiamo con molta frequenza bisogno di iterare degli array, e avere questo tipo di accoppiamento in questa maniera ci aiuta a trasformare questo oggetto in un array, che è un'ottima cosa, perché ci permette di trasformare un oggetto in un elemento iterabile. Quindi se io volessi andare anche solo a mappare questo valore, vedete che io ho la possibilità di chiamare metodi molto interessanti, come appunto map, flat map, filters, filter, non filter, scusatemi, find index, find, su quello che è un oggetto. Quindi posso interagire con un oggetto come se fosse un array. Molto molto utile questa possibilità, ci può davvero aiutare. Per fare un esempio, andiamo a modificare ancora di più il nostro oggetto originale, dichiarando una condizione per la quale se la tipologia del valore di value, se il tipo di value non è di tipo number, allora andiamo a cancellare quello che è obj della nostra chiave. Consolidiamo così poi il nostro oggetto, e ho messo uguale, mi c'è rimasto solo banana. Se nel caso non fosse uguale, così otteniamo solo quelli che sono i numeri. Abbiamo modificato ancora di più il nostro oggetto. Dopodiché abbiamo altri metodi che possono aiutarci, e obj.values ci permette di console.logare e di ottenere semplicemente un array composto da tutti i valori presenti all'interno dell'oggetto, che in questo caso saranno solo dei numeri, mentre obj.key object.case di un oggetto ci riporterà, ho rimesso values, scusatemi, ci ridarà un array con all'interno solo le chiavi. Quindi abbiamo la possibilità in questa maniera di iterare in maniera molto interessante quello che è il nostro oggetto, utilizzando e sfruttando al massimo il grande potenziale che ci viene dato dai metodi che si possono utilizzare sull'array per filtrare, trovare valori, riconoscerne gli elementi e magari comunque eliminare elementi in maniera più veloce e più rapida. Ma per fare un esempio molto pratico di come questo può tornare a noi utile, andrò a commentare tutta questa roba che al momento non ci serve, e andrò a proporre un esempio molto classico con gli input, perché questo è sicuramente l'utilizzo di questi metodi è sicuramente il più classico esempio di come possiamo andare a controllare quelli che sono i valori di input che noi andiamo a passare eventualmente a una funzione che poi andrà ad inviare dati al nostro server. Anzi, specificando, possiamo utilizzare questo magari anche sul lato server per poter fare delle richieste al nostro database di modifica, eliminando di default tutti quelli che sono i campi vuoti possibili del nostro input. Ma andiamo a fare un esempio per chiarire questo concetto. Dichiariamo un oggetto element che conterrà al suo interno tre chiavi con associati dei valori. All'interno di element avremo input name, che avrà il valore di document.getElementById, e avrà name. Copiamo questa cosa e facciamo 1, 2, in cui avremo input email,
mail e cell, ok, posizioniamo una virgola e non ho fatto nient'altro che andare semplicemente a prendermi questi valori. Dichiariamo una funzione che si chiamerà const onSubmit, che prenderà l'event object e come prima cosa avrà i.prim element. Mi sono dimenticato l'event object, ok, i.prevent default, sembriamo appunto che sia proprio un submit, e andiamo a dichiarare il nostro for off, in cui avremo for const key value of object dot entries di element, e qualora if not value dot value, not value dot value, andiamo a cancellare il nostro element key. Consologhiamo il nostro composition event console.log di element, e diciamo che document.getElementById di btn add event listener click, e al click chiameremo onSubmit. Andiamo a salvare, mettiamo dei dati svolazzanti, questa roba qua, e andiamo a inviare. Vedete, ora ottengo tutto perché tutti i valori sono presenti. Se andassi a cancellare la mail e inviarla, come vedete, ne ottengo questa volta solo 2. Questo può essere molto molto utile. Se qua andassi a cancellare writer, come vedete, invece ne ottengo solo uno. In questa maniera non ho nessun problema a inviare quello che è effettivamente il mio oggetto. Volessi fare davvero il fenomeno, posso andare a decostruire ancora di più questo valore e dire che io qua cerco solo value e avere solo if not value, combinare questa roba qua, e vedete che appena ho writer ottengo solo input name, perché ho decostruito ancora di più il mio oggetto. Con questo la nostra pillola, forse un po' più pesante delle altre, mi chiedo scusa, è terminata. Spero che vi sia molto utile e che possiate metterla in pratica, soprattutto quando otterrete delle risposte magari un pochino più complicate da parte delle API. Questo è molto frequente, soprattutto magari più sul lato server, quando si lavora con l'errore magari, ecco, quando si ottiene la risposta di errore, tante volte l'errore è un oggetto e bisogna magari iterare l'errore cercando alcuni elementi qualora fossero presenti. Ecco, in quel caso questi metodi si rivelano molto molto importanti.